a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento dell'edizione primaverile dei nostri Le Fonti Awards 2021, undicesima edizione. Si tratta di un vero e proprio unicum nella storia delle premiazioni in Italia e non solo. Realizzeremo l'assegnazione dei riconoscimenti attraverso questo speciale televisivo direttamente dai nostri studi in pieno centro a Milano, in Piazza Cordusio. Questo show televisivo, ve lo ricordo, ha l'obiettivo di riconoscere le eccellenze nel mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese. E dico sempre anche questo, io sono orgogliosa di far parte della prima TV nazionale che ha deciso di dedicare non una sola serata, ma intere programmazioni dedicate proprio alle eccellenze italiane. Dall'Asset Management TV Week alla Penale d'Impresa TV Week fino agli appuntamenti dedicati a New Insurance, AI e 5G, HR, mondo del lavoro e trading. Le Fonti TV infatti si riconferma l'unica live stream television in Italia in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato su tematiche economiche, politiche, finanziarie, legali e dell'infotainment. La crescita del gruppo Le Fonti è testimoniata dall'inserimento nella classifica di prima comunicazione redatta da Comscore al 15° posto tra i 100 siti di informazione più seguiti in Italia e come settima azienda europea per crescita nel settore media. Ma ora veniamo a questa serata. Che cosa accadrà? Io annuncerò la categoria di riferimento e poi il nome del vincitore, leggerò la motivazione che ha portato alla vittoria e subito dopo ci collegheremo con il vincitore per commentare questo riconoscimento e che potete vedere proprio qui accanto a me, ripropone il logo stesso di Le Fonti. Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il premio è quello di avvocato dell'anno diritto penale d'impresa. La motivazione. Per l'eccellenza, la competenza e la professionalità dimostrate nell'ambito del diritto penale. Per aver egregiamente gestito le numerose operazioni e i più complessi processi dell'ultimo decennio, contribuendo a rendere lo studio uno tra i più affermati nel diritto penale d'impresa. Il premio va a Elio Giannangeli, studio legale associato Giannangeli Consulic. Grazie. Che bello sentire il grazie mentre parte la nostra sigla. Lo saluto l'avvocato Elio Giannangeli che naturalmente è collegato con noi, partner e co-founder dello studio legale. Complimenti avvocato, benvenuto. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Buonasera, allora le chiedo di commentare subito questo premio, insomma un premio ambizioso e lei ce l'ha fatta, insomma mi sembra, poi torniamo su alcuni punti della motivazione. Sì, sono un po' sorpreso sinceramente, molto lusingato, anche perché il mercato del diritto penale d'impresa sinceramente è composto da professionisti di davvero particolare spessore, almeno nella mia esperienza quotidiana. Io mi confronto quotidianamente con professionisti davvero di anche un'esperienza ben maggiore della mia, per cui è particolarmente apprezzato un riconoscimento del genere anche in ragione della relativamente ormai non più troppo giovane età. Beh, insomma, su questo si potrebbe discutere, ma non voglio entrare nel merito perché poi, insomma, sono altre le questioni, lo dico con un sorriso, importante che abbiamo letto nella motivazione. Intanto parole come eccellenza, competenza, professionalità che sono state dimostrate proprio in questo ambito che lei ha detto essere fatto da tante persone ovviamente super competenti, però è stato messo in evidenza come il suo lavoro ha contribuito a rendere proprio lo studio uno tra i più affermati del diritto penale d'impresa, quindi ancor più. Insomma, un riconoscimento importante proprio perché lei parlava in generale del panorama, no? Di riferimento. Sì, ma allora, non per piaggeria nei confronti dei colleghi dello studio che non sono qui, non stanno sentendo, poi magari sentiranno dopo, però la realtà
a mio avviso, è che in questo settore, quello del diritto penale d'impresa, sostanzialmente non si possa più nemmeno scrivere una mail senza averne parlato, senza averla pensata insieme alle altre persone dello studio, che nel caso nostro sono giovanissime collaboratrici, peraltro noi abbiamo esclusivamente collaboratrici perché tendenzialmente per esperienza ci siamo resi conto che il livello di dettaglio e di efficienza tendenzialmente è più alto rispetto ai colleghi maschi, non me ne vorranno. Ecco, però ripeto, non penso sinceramente che ci sia una grossa differenza tra il merito esclusivo che deve essere riconosciuto a me e quello invece collettivo che è frutto di un lavoro davvero quotidiano, particolarmente impegnativo da parte di tutti. Insomma, lei sta dicendo che il lavoro del team ci mancherebbe sempre importantissimo, ma in questo settore lo è ancora di più, no? Quindi poi è chiaro che se ciascuno di voi che compongono il team porta il suo contributo come ha fatto lei, ancora di più, però insomma poi il lavoro d'insieme vince sempre. Ma sì, più che altro perché noi ci pregiamo di essere uno studio con un fortissimo taglio giudiziale. Cioè io, forse anche grazie al fatto che mio padre è stato avvocato penalista di criminalità classica, diciamo così, e quindi non sapeva sostanzialmente neanche cosa fosse il mondo della consulenza, lui ragionava esclusivamente per processi, quindi io ho sicuramente ereditato quell'approccio e a mio avviso è un approccio che implica una esigenza di confronto costante, perché un conto è l'opinione che viene espressa in merito a un quesito magari anche astratto rispetto al quale si può dare una risposta più o meno improvvisata anche singolarmente, altra diversa cosa è strutturare una strategia di un procedimento anche più elementare e che spesso ha bisogno di avere dei punti di vista, un contraddittorio tra persone e tra opinioni molto molto diverso, anzi il più diverso possibile, il motivo per cui noi molto spesso ci troviamo a discutere prima di affrontare un'udienza su il modo migliore per veicolare un messaggio, acquisire un'informazione da parte ora del pubblico ministero, ora del cliente, ora del giudice. Giusto, allora domanda da $1 miliardo, però magari anche meno, sguardo al futuro, che cosa avete in programma? Come vi approcciate adesso al futuro, più prossimo ovviamente? Allora, domanda sinceramente molto complicata in un settore che è obiettivamente, che se ne dica, a mio avviso ad oggi è ancora estremamente, ha un approccio estremamente conservativo. A mio avviso è sempre più necessario riuscire a fare una forte selezione, il mercato dovrebbe riuscire a mio avviso a selezionare molto in un settore come il nostro che si sta progressivamente nutrendo di competenze molto molto diverse, riuscire comunque sempre ad avere la consapevolezza che noi come avvocati penalisti dobbiamo affondare le radici, qualunque nostra valutazione, sempre sulla ripercussione che le nostre opinioni e il nostro lavoro avranno rispetto a una contestazione, cioè qualcosa di molto concreto. E quindi a mio avviso il futuro sarà destinato, a mio avviso, nel futuro sarà necessario svolgere una forte selezione tra chi questo lavoro lo pratica quotidianamente e sviluppa delle competenze che però, ripeto, affondano le radici in un'esperienza quotidiana, pratica, estremamente concreta, e chi invece cerca, a mio avviso, in modo crescente, lo si nota nel corso degli anni, di sviluppare delle competenze molto spesso consulenziali senza però avere questo approccio. E quindi a mio avviso in futuro bisognerà investire molto su questo, cioè sulla necessità di distinguere la propria identità mantenendo fermi alcuni punti di riferimento per evitare che si diffonda una immagine dell'avvocato penalista forse troppo rarefatta e che poi rischia di rappresentare un elemento di confusione anche agli occhi di clienti che spesso possono avere magari delle opinioni molto diverse tra loro. Senta, avvocato Giannangeli, a proposito di futuro e a proposito di selezione, lei ha usato questa parola, se doveste essere riselezionati lei ma anche il suo team per l'anno prossimo per i nostri Le Fonti Awards e quindi per mettervi a confronto, no, con altre eccellenze, perché di questo si tratta sul territorio, cosa farete, insomma, cosa fareste, anzi, perché usiamo il condizionale ancora, è tutto da vedere, ci sarete? Sì, assolutamente, per noi
è quello dei premi, un mercato su cui secondo me dovrebbe essere sviluppato un dibattito ampio e approfondito, perché è foriero, a mio avviso, di problemi rispetto all'identità della nostra categoria, che è molto importante da tutelare. Però sicuramente anche qui bisogna fare un discorso di selezione, a mio avviso, cioè bisogna riuscire a creare un mercato in cui la meritocrazia venga effettivamente selezionata, venga effettivamente promossa attraverso dei canali che possano avere dei criteri per stabilire sostanzialmente chi effettivamente ha qualche numero in più o chi magari quell'anno, altri anni no, vi può capitare, è riuscito a distinguersi per qualcosa e chi no, perché certo, altrimenti rischia di diventare una pubblicità pericolosa, ecco. Sì, 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 chiarissimo il suo messaggio. Allora, io la ringrazio, ringrazio l'avvocato Elio Giannangeli, partner e co-founder studio legale associato Giannangeli Consulich. Complimenti per questo premio, lo ricordiamo, avvocato dell'anno diritto penale d'impresa. I complimenti vanno a lei in primis, ma chiaramente, come ha precisato lei stesso, a tutto il team. Grazie. Che è femminile, peraltro, l'ha detto lei, quindi complimenti, visto che parliamo di impresa, visto che parliamo sempre della difficoltà, no? di dare spazio, che cosa che dovrebbe essere scontata, ma insomma dare spazio all'universo femminile. Quindi complimenti anche per questo, per la virtuosità, e a presto allora. Grazie a voi, buona serata. Prego. Grazie, buona serata. Macro categoria imprese, categoria formazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and fast growing, comunicazione e formazione finanziaria. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere una giovane eccellenza in forte crescita nel settore della formazione in materia finanziaria, per la capacità di comunicare ai membri della propria community in maniera innovativa e trasparente, fornendo loro contenuti e linee guida sul mondo degli investimenti tramite la diffusione di podcast e approfondimenti ad hoc. Il premio va a Investiro Holding. E ho il piacere di avere qui con me, lo invito a salire sul palco con me, eccolo qui, Stefano Picchio, co-founder e CTO Investiro Holding. Questo è il tuo premio, ti do del tu. Sì, grazie mille per il premio e soprattutto il tuo saluto da dare, perché certo, siamo molto alla mano. Anche perché, ma a parte quello, giovane eccellenza, l'abbiamo sentito nella motivazione, poi riprenderemo proprio questa parola perché è la chiave, credo, anche dei discorsi che faremo insieme. E saluto anche, perché non ci sei solo tu, saluto in collegamento Alessandro Del Saggio, co-founder and CEO, eccolo qui. Bentrovato. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie, ciao. Grazie. Naturalmente stesso trattamento anche a te, è un grande piacere avervi con me. Io partirei subito con Stefano, con un commento a caldo. Stefano, cosa significa questo premio per voi? Ma allora, prima di tutto ringraziamo per il premio e soprattutto è qualcosa di molto molto gradito, nel senso che un riconoscimento del genere fa piacere a noi, penso anche a tutta la community, in quanto interagiamo parecchio con loro, quindi farà un piacere anche per loro. E per me Alessandro ci spingerà a continuare in questa direzione, sempre dare meglio, aumentare il livello di contenuti, di qualità che stiamo già dando, perché io Investiro è un'entità dal 2018 sulla scena, abbiamo iniziato con i podcast, così a chiacchierare un po' tra di noi, abbiamo iniziato a estendere i nostri investimenti, parliamo in un podcast, poi pian piano è diventato un sito con un blog, canale YouTube e anche un'azienda, una SRL con base italiana che si occupa di formazione, divulgazione finanziaria e molto altro che poi magari andremo ad approfondire. Certo, assolutamente ci arriviamo. Beh, io ho già trovato proprio le parole chiave che fanno comprendere perché in così poco tempo poi avete raggiunto gli obiettivi e i traguardi che poi appunto racconteremo. Intanto educazione finanziaria, che è sempre più importante, podcast, quindi tutto ciò che ha a che fare con le nuove tecnologie che sono diventate ancora più importanti in questo momento, e poi la voglia di fare, no? Appunto, dicevamo prima, produttività sempre per prima. Il discorso della giovane eccellenza. Allora, Alessandro, chiedo anche a te, insomma, cosa ne pensi di questo premio, magari aggiungendo qualche tassello, mi rifaccio un po' alla motivazione che abbiamo letto poco fa.
la capacità di comunicare, ovviamente, ma di ascoltare tutti i membri della community, e anche questo, insomma, sembra qualcosa di scontato, ma non lo è per niente. Su cosa avete puntato fin dall'inizio di questa avventura? Ma allora, diciamo che Investiro, ciò che viene particolarmente apprezzato ogni giorno dalla community, dei membri che ormai sono più di 5.000 che appartengono a questo gruppo, è il fatto di trovare effettivamente un approccio molto smart. Noi, vabbè, siamo giovani e quindi abbiamo deciso fin da subito, quando abbiamo preso in mano il microfono, abbiamo iniziato a fare podcast, di utilizzare un approccio, viene da dire, un po' proprio pane e salame, nel senso, siamo così, quindi pane, vino al vino, no? Esatto. Non stiamo ad inventarci niente e parliamo di quello che facciamo in maniera completamente naturale, e scollegandoci un po' da quelli che sono magari i dogmi della vecchia finanza, dove gli investimenti sono soltanto in alcuni casi un tabù, comunque per persone in giacca e cravatta che magari hanno titoli di studio complicatissimi. In realtà noi vogliamo portare, ed è quello che abbiamo cercato di fare, stiamo facendo con la community, con tutto il materiale di divulgazione, la conoscenza e l'informazione del mondo degli investimenti proprio alla portata di tutti, quindi parlare semplice, e questa la community piace molto e ci viene molto riconosciuto, e noi siamo contenti, anche perché non dobbiamo, tra virgolette, impegnarci a fingere magari di essere qualcosa che non siamo, e quindi molto naturale, parliamo di quello che facciamo e le persone apprezzano particolarmente per questo. Certo, Stefano, beh, ma poi comunicare in modo diretto già è un po' la buona regola della comunicazione, figuriamoci quando parliamo di finanza, dove necessariamente bisogna farlo, perché altrimenti la comprendono solo gli addetti al settore, e la finanza invece è per tutti, è un po' questa, no, la mission di base. Sì, assolutamente, proprio questo. Ecco, ok, perfetto, okay, chiedo. Sì, fondo, parliamo tutti insieme, tanto... Oddio, abituati a fare i podcast, spesso ci capita di accavallarci, però proprio sì. Questo anche piace un po' alle persone, perché portiamo avanti informazioni serie, ma in modo non serioso, no? E proprio questa comunicazione dove molte persone ci dicono: ah, ma vi stavo ascoltando in auto, mentre ero in coda, nel traffico, il podcast ha aiutato tanto a far crescere diverse persone che sono all'interno della community, ma oddio, ha aiutato anche noi. Perché nel momento in cui dobbiamo preparare un podcast, è vero che poi risulta naturale la comunicazione e tutto, però un minimo di scaletta e un minimo di organizzazione mentale bisogna sempre farlo. Come no? E attraverso la community la cosa forte e bellissima è che andiamo sempre in una discussione costruttiva con tutti i membri, e quindi diamo per scontato che le cose che diciamo le persone le vadano a non solo prendere per come sono, ma metterle in dubbio, in discussione, e questa cosa fa crescere tutti. Quindi la discussione di entrambe le parti fa quella magia, quella sinergia per migliorarci. Certo, peraltro torno da Alessandro, insomma, la categoria è quella della formazione, più che mai, lo abbiamo già detto, però chiedo la stessa cosa anche a te. Cosa, a partire proprio dall'obiettivo della formazione, che cosa manca all'Italia? Perché è anche utile andare a vedere in prospettiva futura che cosa aggiungere, no, quello che già fate, quindi cosa manca in Italia da questo punto di vista? Ma allora, dal punto di vista della formazione, ripeto, a mio avviso, soprattutto in questo campo, quello che manca è comunicazione, appunto, diretta, l'abbiamo già detto, però in modo da far passare concetti a volte complessi o molto lontani da quello che è la vita comune delle persone in maniera semplice. Questo è importante, certo. In quanto in Italia oggi, ora non ricordo a memoria proprio quello che è la statistica, però è uno dei paesi davvero più arretrati per alfabetizzazione finanziaria, e quindi ben vengano iniziative di divulgazione semplici per raggiungere effettivamente tutte le persone e far sì che cresca un po' quello che è la consapevolezza. Ecco, secondo me manca semplicità e anche un po' di umiltà nel mondo degli investimenti, di voler condividere, di voler apprendere anche da... Sono d'accordo. Beh, non a caso, peraltro, Stefano, comincia a essere frequente l'insegnamento dell'educazione finanziaria anche ai bambini. Questo, no, fa capire quanto si sta cercando di andare in quella direzione. Ed è così, perché poi sappiamo molto bene che se si apprendono le basi, quantomeno quando si è bambini, si riescono a portare avanti in modo più snello, più veloce. Sì, aggiungerei anche un'altra cosa, in quanto è vero, comunicazione, informazione è quello che portiamo avanti. Spesso però in molti campi risulta solo di base teorica. Noi invece nello specifico iniziamo a portare anche qualcosa di pratico, nel senso con il gruppo quello più stretto, che è un club privato tra di noi, cerchiamo di, oltre parlare, discutere, analizzare, anche fare degli step di organizzazione
con tutto il team per essere pratici sul mondo degli investimenti, che investire non significa per forza accoppiare altre persone a fare determinate azioni, ma significa un attimo comprendere quale sia la propria situazione di partenza a livello mentale, finanziaria, di competenze, comprendere dove si voglia arrivare, lì in mezzo, in tutto il mondo degli investimenti, capire quali sono le strade da prendere. Una volta comprese si fanno diversi piani e poi si va avanti verso i propri obiettivi. E chiaramente investire per me sarà differente rispetto a te, rispetto a Alessandro, rispetto a tutte le altre assolutamente persone. Questo è un primo insegnamento. Senza chiedertelo ci hai dato anche un valore prima di un tutto, primo okay. passo per l'insegnamento, appunto. È la classica domanda: progetti per il futuro? Sì. Sto ancora da te, Stefano. Calma. Che cosa state progettando? Allora, di base il nostro impegno principale, ovvio, sempre portare avanti comunicazione a livello pubblico su tutti i vari canali, quindi dai podcast a YouTube e al nostro blog, assolutamente sì, però focus principale sulla nostra community, quella privata, quella del club. Lì all'interno appunto ci muoviamo in maniera molto più pratica, è una realtà che sta prendendo sempre più forma ormai da un annetto a questa parte. Abbiamo già iniziato a sviluppare delle partnership, dei progetti insieme alle persone all'interno di questo club. Già è stata costituita anche la prima società che andrà a investire in startup, quindi certo. Proprio per essere pratici si stanno facendo delle cose. Quindi il nostro focus da qua ai prossimi mesi, ai prossimi anni, è dare ancora più valore a questa area privata e iniziare a valutare nuovi progetti per portare avanti tutto. Sempre più sinergie, quindi io l'ultimissima domanda la faccio a tutte e due, la rivolgo a tutte e due a partire da Alessandro. Sapete che noi monitoriamo, no, la situazione, soprattutto quando si ha a che fare con realtà giovani e dinamiche come la vostra. Se doveste essere riselezionati, tornereste qui da noi, Alessandro, e poi naturalmente chiedo la stessa cosa a Stefano. Assolutamente sì, noi siamo molto felici di questa premiazione e anzi ci impegneremo anche per continuare a fare bene, per tornare molto volentieri, assolutamente. Perfetto. Riconfermo quello che ha detto Alessandro e soprattutto, ovvio, cerchiamo di alzare ancora l'asticella, quindi magari torneremo anche migliori. Quello sicuramente. Una volta vinto un premio, poi quello dopo deve essere ancora più meritato. Perché bisogna mantenerlo. Cioè, nel senso, una certo. volta che conquisti una cosa non è che ti resterà la vita. Assolutamente. Mantenere le cose è più complicato, lo sappiamo adesso, senza voler fare i saggi a tutti i costi. Allora, intanto io ti riconsegno questo premio. Assolutamente, eccolo grazie qui, mille. Così poi lo porterai. Condividilo con Alessandro, ovviamente. Sì, ma probabilmente perché io mi muovo sempre a destra e a sinistra, quindi... Quindi lo terrà lui, sarà lo lui ad avere. Nella nostra sede, oppure... Lo custodisco io. Va bene. Allora, grazie a Stefano Picchio, naturalmente grazie a Alessandro del Saggio. Mi raccomando, teneteci aggiornati su tutti i vostri progressi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Macro categoria imprese, categoria comunicazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno comunicazione brand positioning. E vediamo la motivazione, leggiamo insieme la motivazione. Per essere un'agenzia di comunicazione di successo per il territorio del Nord-Est Italia, con 20 anni di attività alle spalle, per la capacità di sviluppare e potenziare il business delle imprese, curandone la comunicazione e il posizionamento del loro brand sul mercato in maniera innovativa e creativa, grazie a un team altamente specializzato. The winner is FK Design. E chi se non lui potrebbe intervenire per raccontarci cosa significa questo premio, se non appunto il fondatore e il managing director di FK Design, Federico Frasson. Buonasera e benvenuto sulle fonti. Buonasera, buonasera a voi e grazie. Grazie. Le chiedo subito un commento a caldo, guardi, oltre al grazie, che cosa significa per voi questo riconoscimento? Intanto naturalmente complimenti. Beh, per noi è un prestigioso riconoscimento che testimonia un po' il fatto che stiamo facendo un lavoro per le imprese importanti, soprattutto in questi anni di grandi trasformazioni, per cui mi sento veramente orgoglioso di questo riconoscimento e vorrei ringraziare soprattutto la squadra di FK Design. Noi siamo una piccola agenzia e questo probabilmente è una testimonianza che la strada che abbiamo intrapreso è la strada giusta.
siamo una squadra, vogliamo essere una squadra, anche perché in questi anni di profondi cambiamenti digitali, tecnologici, innovativi, ci sono sempre più figure professionali che hanno bisogno di essere coordinate insieme per raggiungere gli obiettivi di business dei nostri clienti. Per cui per me questo è un grande onore e quindi una grande gioia. Ecco, infatti ha già detto anche la parolina chiave, perché abbiamo letto nella motivazione 20 anni di attività alle spalle, chiaramente però in questi 20 anni l'evoluzione nella comunicazione è andata velocissima e non ci immaginiamo forse dall'esterno nemmeno quanto sia andata più velocemente in questo ultimo anno, no? Sappiamo molto bene perché, con tutte le limitazioni che ci sono state. Insomma, come siete riusciti a stare dietro a queste innumerevoli sfide? Insomma, qual è, sa, quando si chiede il segreto, la ricetta del successo, insomma? Ma allora, c'è da dire che bisogna sempre rimanere un po' al passo con i tempi e sicuramente anche scegliere una posizione. La nostra posizione come agenzia di comunicazione è quella di creare e aumentare lo sviluppo del business dei clienti, per cui ci rendiamo conto che oggi l'imprenditore è confuso, non sa quale strategia scegliere, non sa quali possono essere le attività che deve fare per raggiungere il business o per aumentare il suo business e fatturato. Quindi la nostra scelta è quella proprio di sviluppare bene le fondamenta, perché diventano una guida importante poi per qualsiasi strategia che poi si voglia fare. Quindi è un mercato in profondo cambiamento e la nostra difficoltà è quella di riuscire sempre a comprendere quali sono gli strumenti più adeguati al cliente, per cui per noi la soddisfazione più grande sono i risultati dei nostri clienti. Esatto, poi voi vi occupate proprio del posizionamento del brand di un'azienda, quindi immaginiamoci, parte tutto da lì, no? Se si sbagliano le prime mosse, insomma, poi si rischia di penalizzare anche un lavoro buono che è fatto sotto altri aspetti. Quindi lei ha detto gli imprenditori sono confusi e questa è la, tra virgolette, difficoltà maggiore, saper proprio parlare con gli imprenditori per indirizzarli nel giusto modo. Sì, è vero, tra l'altro noi molte volte ci sentiamo di dire che siamo i guardiani della marca, proprio perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore, deve realizzare il prodotto, deve vendere il prodotto, deve riuscire a gestire la sua rete vendita. Noi dobbiamo riuscire a coordinare al meglio la sua identità di marca, la sua marca, perché alla fine il valore principale per un'impresa è proprio la marca, per cui vogliamo riuscire a smarcarci in qualche modo dalla terminologia marketing, che oggi vuol dire tantissime cose, e riuscire a valorizzare quella che è la marca per l'imprenditore. Diciamo che infatti la comunicazione, che è il vostro lavoro, si è, la parola intendo dire, il contenitore della comunicazione si è ingigantito, no? Negli ultimi anni e nell'ultimo anno soprattutto, e quindi bisogna saper stare al passo, innovare sempre di più. Quindi insomma, per andare a conclusione, la sfida di oggi non sarà quella di domani, cioè già passata, diciamo così, quindi come vi approcciate al futuro adesso? Infatti è proprio così, ci vogliono sempre più persone professionali, qualificate, che siano dei collaboratori, dei partner ideali, perché con il team, come dicevo prima, con la squadra si vincono le partite, e quindi in questi grandi cambiamenti digitali, tecnologici, c'è bisogno di figure altamente qualificate in ogni segmento di mercato, in ogni categoria e progetto che si vuole realizzare. Per quanto riguarda il futuro, io credo che le aziende hanno bisogno di un po' valutare bene le sue fondamenta, perché il futuro è un futuro che può cambiare velocemente, e quindi se sei con delle fondamenta solide riesci a capire i cambiamenti, e quindi noi suggeriamo questo e soprattutto guidiamo a fare le fondamenta solide alle imprese. Ecco, François, sa che noi giustamente per questi le Fonti Awards monitoriamo le eccellenze costantemente. Se domanda che rivolgo a tutti i miei ospiti, proprio perché è giusto che le eccellenze vengano messe in pole position, in evidenza, se veniste riselezionate partecipereste ancora a questi le Fonti Awards, cioè sareste dei nostri nuovamente? Beh certo, è per me è stato un grande onore, anche se siamo una piccola agenzia, però questo ci gratifica moltissimo il lavoro e per questo vi ringrazio ancora nuovamente. Ma ci mancherebbe, grazie a voi per il lavoro, insomma complimenti, adesso godetevi il premio in attesa di tanti altri riconoscimenti, insomma sicuramente arriveranno, quindi grazie a Federico Frasson, fondatore e Managing Director di FK Design, complimenti ancora e a presto. Grazie. Thank you.
Macro categoria imprese, categoria IT e tecnologia. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership automazione robotica. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere un autentico leader nel settore dell'automazione robotica per l'industria del largo consumo, per aver fatto dell'avanguardia tecnologica lo strumento per creare qualità, crescita e competitività su scala globale per sé e per i propri partner, per la capacità di puntare su ricerca costante, innovazione e sostenibilità. Il premio va a Fa Meccanica. E proprio nella motivazione abbiamo sentito tante parole cruciali che ci proiettano nel futuro più prossimo. Allora, io saluto Alessandro Bulfon, General Manager di Fa Meccanica, ben trovato, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera a voi. E saluto anche Paolo Olivieri, Business Development Manager, naturalmente di Fa Meccanica, grazie anche a lei per essere qui. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, allora poi andremo a evidenziare le parole a cui mi riferivo, peraltro verranno da sé e da sole proprio in questa intervista che faremo. Io partirei da Bulfon proprio per commentare questa vittoria. Allora, il premio Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Automazione Robotica, che cosa significa questo riconoscimento per voi? Questa vittoria è motivo per me di grande e profondo orgoglio. Sono davvero felice che il lavoro di Fa Meccanica sia stato raccolto dal mercato, peraltro in una delle aree che sentiamo più nostra, come quella dell'innovazione, e che la nostra azienda si è immersa in questa competizione, nonostante il confronto serrato con altre straordinarie realtà presenti nel panorama italiano. Il mio entusiasmo è ancora più grande perché in questo anno difficile e di grande trasformazione posso condividere questo traguardo con gli azionisti, strategicamente sinergico con il gruppo Angelini, in tutto ciò che abbiamo realizzato, ma soprattutto con tutti i miei collaboratori che non si sono fermati mai, anzi hanno lavorato al contrario con consueta passione e determinazione e a ritmi seratissimi, e per continuare appunto a prenderci cura del futuro che è alla base dei nostri valori. Assolutamente sì. Allora, Paolo Olivieri, parliamo del vostro motto, poi naturalmente se anche lei vuole commentare questa vittoria ascoltiamo volentieri anche il suo parere, però aggiungo anche il vostro motto, che è Non Stop Innovation. E quindi questa è una delle famose parole, no, che citavo prima, che abbiamo ascoltato nella motivazione. Che cosa significa innovazione per voi? Ma come diceva lei, appunto, abbiamo la parola nel nostro motto. Fa Meccanica è un'azienda a forte vocazione verso l'innovazione. Sostanzialmente noi da sempre innoviamo proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri clienti e dei consumatori finali, e in qualche modo per trovare soluzioni che migliorino la loro vita, ma anche un po' il nostro pianeta. E quindi l'innovazione sicuramente è focalizzata sulla tecnologia e sul prodotto, proprio come dicevamo, per conferire valore ai nostri clienti. Ma non ci dimentichiamo di altri due pilastri fondamentali: l'innovazione nei modelli di business, che mai come oggi sono sotto profonda trasformazione, ma anche l'innovazione nelle persone e nelle competenze. Quindi, diciamo, mettendo un po' tutto a convergenza, innovazione per noi significa essere profondamente attivi nell'ascolto del mercato e riuscire a mettere a frutto la nostra esperienza, le nostre competenze, le nostre capacità, proprio per immaginare, disegnare e poi mettere a terra, produrre, realizzare soluzioni e prodotti che abbiano a cuore il benessere delle persone e del pianeta. La nostra capacità di innovare in qualche modo nasce anche dalla nostra attitudine ad essere flessibili. Le nostre linee sono, diciamo, by design, fin dalla nascita, nate per ospitare appunto futuri upgrade, futuri trasformazioni e cambiamenti. Gli stessi dati che le linee producono sono ospitati su architetture modulari, che quindi ci permettono massima flessibilità sia a livello di processi che poi a livello proprio di tecnologie, consentendo cambi formato rapidi che ottimizzano ovviamente tempi e risorse nostri e dei nostri clienti. Anche l'intercambiabilità di alcuni componenti va ad incrementare proprio questo concetto di flessibilità e consente ai nostri clienti magari di riuscire a produrre anche in condizioni in cui determinati componenti non sono disponibili. Degli esempi molto chiari li abbiamo avuti proprio in questo periodo di pandemia.
Questo modus operandi in qualche modo va però al di là della linea produttiva e abbraccia per noi un approccio, un metodo di lavoro e una forma mentis, un po' come anticipava il dottor Buffon, che vuol dire proprio essere pronti ad ogni sfida, pronti ad affrontarla con focus e rapidità. E questo in qualche modo è quello che ci ha consentito anche, che ci consente di dedicare a progetti innovativi tantissime risorse anche in tempi molto brevi. Un esempio concreto lo abbiamo avuto recentemente con la realizzazione in soli 3 mesi della linea più veloce al mondo per la produzione di mascherine. Beh, insomma, essere sul pezzo sempre, questo significa innovazione. Adesso io ho tradotto molto banalmente, ma lei ce l'ha spiegato assolutamente in modo preciso. A questo punto resto ancora da lei per aggiungere un altro focus che abbiamo sempre ascoltato nella motivazione. Io amo le parole, quindi insomma mi piace metterle in evidenza così come lo state facendo voi. Accanto proprio all'innovazione, alle soluzioni digitali, c'è la sostenibilità che riveste un ruolo assolutamente cruciale nel vostro approccio al business. In questo caso come la perseguite? Beh, un po' ne ho parlato prima, la sostenibilità per noi è strettamente connessa al modo in cui facciamo innovazione ed è proprio alla base delle nostre attività. Noi cerchiamo di gestire le risorse e l'energia in maniera virtuosa, ma abbiamo in essere anche diversi progetti volti proprio a ridurre gli sprechi di processo e consumi energetici, proprio per avere costantemente a cuore la protezione dell'ambiente. Vi faccio alcuni esempi che magari concretamente spiegano cosa c'è dietro queste parole. Vi cito un progetto, il progetto All In Life, che consente proprio una diminuzione della quantità di materie prime per la realizzazione dei prodotti igienici monouso, ma allo stesso tempo riduce anche il numero di passaggi all'interno della filiera produttiva. E questo consente, va da sé, non solo la riduzione dell'energia necessaria all'intero processo produttivo, ma anche una riduzione, per esempio, degli imballi e quindi delle plastiche necessarie per il trasporto, oltre che ovviamente le stesse emissioni di CO2 legate al trasporto stesso. Un altro esempio è rappresentato dal fatto che nel 2020 Famecanica è stata una Zero Direct CO2 Emission Company, grazie alla piantagione di una azienda forestale in collaborazione con Tridom. Famecanica è stata quindi in grado di bilanciare le sue emissioni dirette attraverso la piantagione di questa foresta che, al di là di in qualche modo sostenere ben 10 dei 17 Sustainable Development Goals, ci ha consentito anche di rendere migliori le condizioni di vita di contadini in zone diverse del mondo, da Haiti a Guatemala, la Colombia e il Nepal, proprio perché queste persone avranno la possibilità di partecipare a dei corsi di formazione su come piantare gli alberi e poi percepiranno proprio il reddito relativo alla vendita dei frutti. Quindi questo ci porta a parlare nuovamente del tema di migliorare le condizioni del pianeta e delle persone che lo abitano. La sostenibilità per noi, come dicevamo, comunque pervade tutte le nostre attività di ricerca e sviluppo e tutti i nostri sforzi quindi tornano alla volontà di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Lo facciamo attraverso modi estremamente diversi. Ritorna la flessibilità, quindi la capacità dei nostri impianti di lavorare materie prime completamente diverse e questo ovviamente consente ai nostri clienti di introdurre materie prime naturali come il cotone, ma anche materiali bio-based piuttosto che materiali nati dal riciclo di polimeri senza grosse variazioni al processo produttivo, in piena linearità con l'economia circolare. Allo stesso tempo abbiamo sviluppato soluzioni che trasformano in linea le materie prime, quindi consentendo una riduzione della filiera, oltre che ovviamente tutti quelli che possono essere i costi di imballaggio e di trasporto con conseguenti emissioni di CO2. Anche il digitale ci viene in aiuto in questo senso, abbiamo infatti sviluppato un'applicazione che è l'Energy Saving Digital App, che consente proprio di monitorare e ottimizzare i consumi energetici. E potremmo andare avanti ancora, ma mi fermo. Ci tengo però a sottolineare che al di là di tutti questi temi che guardano appunto all'ambiente, stiamo facendo anche molto in estrema sinergia con il gruppo Angelini per guardare alla nostra organizzazione e ai nostri processi. Abbiamo in essere una serie di progetti, dal codice etico alla valutazione delle performance, a progetti per favorire i giovani, piuttosto che il bilancio di sostenibilità, proprio per cercare di creare un ambiente inclusivo all'interno del quale
ciascuno si senta libero di esprimere il proprio talento. Insomma, ha ragione, bisognerebbe andare avanti ore a parlare di questi temi che sono assolutamente cruciali e importanti per il momento, ma ci sarà modo, ne sono certa. Del resto lo abbiamo letto anche nella motivazione, ricerca costante, quindi insomma non si esaurisce qui la ricerca di cui lei ci parlava. A questo punto, Alessandro Bulfon, la faccio collegare a quello che diceva Paola, chiedendole su quali traguardi vi state focalizzando da questo momento in avanti, quindi guardiamo anche oltre. Sì, sicuramente noi non ci fermiamo e guardiamo oltre, e dico che Fammeccanica sta attraversando, insieme poi a tutto il gruppo Angelini, insieme agli azionisti, un periodo di profondo cambiamento che ci vede molto impegnati con obiettivi sfidanti sia sul fronte interno che su quello del mercato e del business. Sul fronte interno, grazie anche all'importante traino rappresentato dal gruppo, stiamo sviluppando un lavoro importante finalizzato alla crescita dell'organizzazione interna, all'efficientamento dei processi. Abbiamo adottato varie metodologie ormai note come Lean, Six Sigma e altre. E sul fronte esterno invece stiamo lavorando per esprimere al massimo il forte potenziale che l'azienda rappresenta. Fammeccanica è oggi un'impresa in forte sviluppo, l'ha sentito dalle parole di Paola, che ha elaborato su tantissime aree, e sia in termini geografici, che sia per dimensioni, sia per possibilità di ingresso in nuove industrie. Il piano di sviluppo fa leva sull'ampliamento del portafoglio prodotti e soluzioni, e il consolidamento di mercati chiavi come l'Europa e le Americhe, e la copertura di nuovi mercati. Questa pandemia ha messo in evidenza il bisogno di rafforzare la propria capacità produttiva in aree quali il Medio Oriente o altri paesi emergenti. Anche la forza lavoro è in crescita, le ricerche di figura di altra professionalità con ingegneri tecnici è un freno alla cosiddetta fuga di cervelli, a cui noi teniamo tantissimo. E la nostra innovability, che è il mix virtuoso di innovazione e sostenibilità, appunto, alla base del nostro business. Rappresenta infatti l'occasione di ampliare la nostra attività oltre la nostra industry di riferimento verso aree di mercato nuove non ancora esplorate, nonché l'asset fondamentale su cui crescere la nostra reputazione e il nostro brand. Ecco, una domanda in conclusione a bruciapelo per entrambi, che comunque funge da come dire, ulteriore spunto per guardare ai vostri progetti. Come ben sapete, i nostri Le Fonte Awards sono rivolti alle eccellenze del territorio, quindi ancora rinnovo i nostri complimenti per quello che avete fatto e per quello che farete. Se doveste essere riselezionati, sarete ancora dei nostri, visto che soprattutto Paola diceva scherzando che insomma per ore potremmo continuare a parlare di quello che state portando avanti. Allora Paola e poi naturalmente Alessandro. Direi sicuramente, nel senso che ovviamente laddove c'è la possibilità anche di confrontarsi con aziende appunto che, come diceva anche Alessandro prima, rappresentano l'eccellenza, dal nostro punto di vista c'è tutta la volontà di partecipare e di magari continuare a vincere. E certo, e noi vi monitoriamo, era per quello, vi volevo mettere un po' alla prova. Alessandro Bulfon. Beh, sicuramente non mancheremo, la vittoria poi è nel nostro DNA, quindi, ma soprattutto competere con eccellenze nazionali per noi è un motivo di orgoglio e di sfida. Ci sono tante altre categorie, oltre l'innovazione, sulle quali potremo esprimere molte dei nostri pregi, quindi senz'altro saremo lieti di partecipare e farvi compagnia. Ottimo, allora in bocca al lupo, viva il lupo naturalmente, dico e rispondo io, perché giusto così voi godetevi il premio. Grazie Alessandro Bulfon, General Manager, Paolo Olivieri, Business Development Manager di Fammeccanica, e complimenti naturalmente a tutto il team. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie, grazie. Macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, healthcare software. E andiamo a leggere la motivazione.
per essere tra i principali player sul mercato internazionale nel settore del software ospedaliero e diagnostico, per offrire tecnologie innovative e soluzioni all'avanguardia, grazie alle vincenti strategie di crescita adottate a un team altamente qualificato in grado di coprire le esigenze degli operatori sanitari di tutto il mondo. E andiamo a scoprire a chi va questo premio. The winner is Daedalus. E davvero, è sempre una sorpresa per i nostri ospiti che sono collegati. A questo punto chiamo subito il diretto interessato. Giorgio Moretti, Executive Chairman, gruppo Daedalus, a cui faccio naturalmente tanti complimenti, ben trovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, le chiedo subito un commento a caldo dopo l'assegnazione diretta di questo riconoscimento. Noi siamo abbastanza, ormai sono molti anni che veniamo qui al vostro premio delle fonti. Abbiamo fatto un lungo percorso, effettivamente. Credo che la prima volta sia stato nel 2010-2011. Quando effettivamente l'azienda iniziava a fare questo percorso di internazionalizzazione, al tempo avevamo dei soci di finanza con un'attitudine italo-cinese, cercavamo di prendere una posizione sul mercato cinese che ci pareva molto promettente. È stata un modo per sperimentarsi su mercati indubbiamente molto diversi dal mercato italiano. Poi sono cambiate in questi 10 anni tantissime cose e abbiamo continuato a percorrere questa via dell'internazionalizzazione, e non c'è dubbio che negli ultimi 2 anni abbiamo fatto, diciamo, la trasformazione definitiva dell'azienda, quindi da una grande azienda nazionale. Poi nel 2019, con questa operazione fatta di acquisizione delle attività omologhe alle nostre di ACFA, quindi azienda formalmente belga, ma in realtà abbiamo comprato le attività tedesche e francesi, e quindi nel 2019, poi il closing è stato fatto nel 2020, ma insomma sostanzialmente nel 2019 facciamo questo grande passaggio che già ci portava ad essere un'azienda assolutamente europea, con una presenza di leadership in mercati come la Germania, come la Francia, l'Italia. Quindi insomma dovevamo essere già abbastanza soddisfatti in teoria. Poi una serie di eventi, ma soprattutto la necessità di leggere questo mercato nella maniera opportuna, quindi ben consapevoli che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro settore sono e saranno sempre più alti, quindi abbiamo fatto anche questo ulteriore fondamentale passaggio, che è stata l'acquisizione delle attività sempre omologhe di DXGE, questa grande multinazionale americana, che aveva dalle varie attività ereditato, a valle di una serie di operazioni anche a sua volta di acquisizione, quelle che erano le tradizionali attività in Inghilterra, prevalentemente in Australia, e quindi con questa ulteriore acquisizione siamo diventati effettivamente la più grande azienda al mondo al di fuori degli Stati Uniti nel nostro settore. E significa un'azienda da quasi 6.000 persone che opera in 40 paesi con una leadership riconosciuta nei numeri, nei fatti, in Germania, in Italia, in Francia, in Inghilterra, in Australia, anche in posti appunto abbastanza distanti, ma tutto questo è frutto di una strategia industriale, quindi di queste 6.000 persone, ben 2.000 persone sono in ricerca e sviluppo, probabilmente, sicuramente, al di là degli Stati Uniti, la più grande organizzazione di R&D nel nostro settore. Certo. Beh, ricerca e sviluppo che si collega direttamente, così le do un altro input, ma insomma lei ci sta raccontando giustamente una storia ed è perfetto, perché questo lo scopo anche dei nostri awards è quello di mostrare degli esempi concreti, al di là poi delle considerazioni che si possono fare in maniera astratta. Ricerca e sviluppo, dicevo, si collega direttamente alle tecnologie innovative, soluzioni sempre all'avanguardia, che soprattutto sono sempre più richieste dopo questo ultimo anno.
Diciamo che il Covid ha indubbiamente accelerato ulteriormente questa presa di coscienza, di quanto la sanità sia un settore mission critical, quindi con tutte le complessità del caso, ma direi che non ci ha colto impreparati, perché ormai noi avevamo iniziato già nel 2017 questo percorso di grande investimento che deve necessariamente portare prevalentemente la classe medica, perché la parte sanitaria ormai è da molti anni che ha ben capito e utilizza queste tecnologie per efficientarsi, ottimizzare, essere più facile, più utilizzabile dai pazienti. Ma in realtà la grande trasformazione noi la stiamo portando nel mondo clinico, dove fino ad oggi questi strumenti sono più o meno rimasti delle commodity. Oggi invece credo che anche il Covid abbia contribuito a far capire che non è la telemedicina lo strumento, che è una pura commodity, ma è tutto quello che queste tecnologie consentono di costruire in termini di modificazione dei processi di gestione clinica, quindi a beneficio di una miglior qualità della cura, una riduzione del rischio clinico e anche indirettamente anche un miglioramento dell'efficienza gestionale, quindi di una maggior qualità barra prestazione. Certo, quindi come guardare al futuro adesso? Abbiamo parlato del passato, del presente ovviamente con l'anno che abbiamo trascorso, futuro. Dunque, è chiaro che il percorso di Daedalus è stato un percorso negli ultimi 10 anni, come dire, abbastanza intenso in termini di acquisizioni, abbiamo comprato più di 100 aziende, abbiamo, come dire, fatto un'opera di deframmentazione del mercato. Questo è un mercato così strategico che però in particolare in Europa non aveva un campione, e quindi qual è la nostra missione dei prossimi anni? È quella di arrivare a disporre di un'offerta che semplifica enormemente questo portafoglio, mantenendo e garantendo a tutti i nostri oltre 10.000 clienti, di cui 6.000 ospedali e 5.000 laboratori, perché questo è il numero dei nostri clienti nel mondo. Noi abbiamo più di 3 milioni di professionisti che ogni giorno lavorano con i nostri sistemi e produciamo ogni anno 3 o 4 miliardi di documenti clinici con le nostre applicazioni. Quindi il grande valore è quello di portare delle nuove piattaforme, che sono l'oggetto della nostra ricerca e sviluppo, che consentiranno questa radicale trasformazione del sistema. Questo è il grande investimento. Quindi garantire ai nostri clienti, che sono stati fino ad oggi da tutti noi ben serviti, un'evoluzione sempre più potente, sempre più robusta e sempre molto più vicino all'asset, non al commodity, quindi oggetti per ridisegnare i propri processi. Questo è l'obiettivo dei prossimi 2-3 anni. Abbiamo, come giustamente lei ricordava, un grande team di management, abbiamo una struttura di R&D molto solida, abbiamo delle idee molto chiare e siamo molto avanti in questo percorso. Ecco, e allora guardi, proprio perché stiamo parlando del futuro, che la cosa migliore, naturalmente anche ripercorrere gli anni addietro serve sempre, noi, come ben sa, visto che è con noi da un po' ed è monitorato da un po' insieme al suo team, continueremo a osservare i passi in avanti, soprattutto in questo momento cruciale per il nostro paese. E quindi la domanda di chiusura è questa: se insomma, in qualche modo la selezione comprendesse ancora anche voi, sarete ancora qui la prossima edizione dei nostri awards? Boh, penso di sì, penso che non... Allora, sì. Insomma, ai premi difficilmente ci si sottrae, no? E quindi assolutamente, è un modo conclusivo per dire che davvero tanti complimenti a lei. Grazie. Che ha partecipato questa sera, ma a tutti coloro che lavorano per gli obiettivi sempre crescenti, quindi grazie ancora e complimenti a tutti voi. Grazie, grazie a Giorgio, grazie Moretti, a Daedalus, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ed eccoci arrivati in chiusura di questo appuntamento dei nostri Le Fonti Awards, edizione primaverile, 11ª edizione. Abbiamo premiato tante eccellenze del nostro territorio, tanti riconoscimenti sono stati assegnati qui direttamente dai nostri studi nel centro storico di Milano. Naturalmente io vi ringrazio per la vostra attenzione, continuate a rimanere su Le Fonti TV e alla prossima edizione.